faccio parte del direttivo del CAI e volevo solo dire due parole di introduzione alla serata prima di passare il microfono al Mauro. Quest'anno il CAI ha pensato di affiancare il suo solito programma di escursioni domenicali e infrasettimanali con delle serate di approfondimento, tematiche di approfondimento collegate proprio alle mete delle escursioni. E proprio in questa ottica abbiamo pensato di fare questa serata sulla Via Francigena in vista di un'escursione che si verrà svolta il domenica 11 maggio proprio su un tratto della Via Francigena, in particolare quello che collega il passo della Cisa a Pontremoli. A questo punto abbiamo pensato di coinvolgere il nostro socio Mauro Sala, che voi tantissimi di voi conoscono benissimo in quanto particolarmente esperto della materia e sicuramente un conoscitore di tutti gli itinerari di pellegrinaggio dell'antichità. Dunque, il percorso appunto è questo della Via Francigena, sarà Pontremoli, Passo della Cisa Pontremoli. E questa è solo una delle serate, perché ne verrà presentata anche una seconda, di cui magari il Sala farà un'introduzione lunedì prossimo, che tratterà invece il cammino di Santiago. La gita verrà coordinata da me e dall'Annalisa, l'Annalisa Scannavarozzi, che è un'altra nostra socia, e prossima a diventare una ASE, che cioè un'accompagnatrice sezionale di escursionismo, e quindi arricchire la nostra sezione di una nuova figura qualificata. Passerei la parola all'Annalisa per spiegare brevemente l'escursione da un punto di vista tecnico, e mi auguro di aver suscitato interesse e che veniate numerose a partecipare alla gita. Allora, buonasera. Come dicevo Ambretta, la tappa che il CAI del Mercate vi propone per l'11 maggio della Via Francigena è una tappa che si svolgerà in Lunigiana. La Lunigiana è un'antica regione italiana il cui territorio coincide in parte con il bacino idrografico del fiume Magra. Esattamente partiremo dal passo della Cisa, 1040 metri, saliremo a 1180 metri per poi ridiscendere sino a Pontremoli, l'antica capitale della Lunigiana, che si trova a 240 metri sul livello del mare. Lo sviluppo complessivo di questo percorso è di 19 km e 400 metri, una simbiosi perfetta tra storia e natura, un alternarsi di boschi, prati, mulattiere e borghi antichi. E quindi, facendo i calcoli, supereremo in altezza un dislivello di circa 527 metri e in discesa di ben 1327 metri. L'alternarsi di salite e discese renderà molto piacevole questo cammino e non, diciamo così, tra virgolette, noioso. In questa tappa non sono presenti difficoltà escursionistiche, alpinistiche, non ci troveremo in tratti esposti, non dovremo superare tratti rocciosi, ma diciamo il percorso, la sua lunghezza che abbiamo stimato verrà percorsa in circa 5 ore, ci permette di definire impegnativa questa escursione e quindi è auspicabile per i partecipanti una buona preparazione fisica e una resistenza sulla distanza. Al termine di questa serata saremo lieti di raccogliere una sorta di adesione all'interesse a partecipare all'escursione e vi rimandiamo diciamo, al termine del mese di aprile per avere dei dettagli tecnici, orari di partenza, costi, per precisare meglio, diciamo, questa escursione. A questo punto io lascerei la parola al nostro relatore. Vi ringrazio tantissimo per la folta presenza, a dire la verità non
non mi aspettavo così numerosi e spero di non deludervi. E come dire, volevo aggiungere che la gita che farete l'avrei fatta all'inverso io, perché è chiaro che gli alpinisti vanno in salita, mentre voi la maggior parte la farete in discesa. Questo, diciamo, è un po' così un piccolo scherzo. È chiaro che se partivate da Berceto in due tappe, salendo e poi discendendo, sarebbe stata una gita molto, molto più, diciamo, comprensiva della difficoltà che avevano i pellegrini di un tempo a valicare il passo Valoria, dove c'è la Madonna della Guardia. Benissimo. Diciamo una cosa. Renato Stopani, chi è questo signore, assieme a Giovanni Caselli, è il maggior studioso della Via Francigena che c'è in Italia. E lui dice, e mi trovo abbastanza d'accordo, che la Via Francigena proveniente dalla Francia si dovrebbe parlarne solo in Italia ed esclusivamente. E non è una sola via, ma ha tante varianti. E dall'estero sarebbe più consono parlare di Via Romea, strada che porta a Roma, come dice Giovanni Caselli, altro studioso. Perché questo? Perché ogni pellegrino partiva da una località diversa verso il percorso che sapeva maggiore diretto a Roma, e partiva verso questo percorso diretto che era il più vicino a casa sua. Quindi se si trovava a Colonia oppure a Magonza oppure, diciamo, a Lyon in Francia o a Mont-Saint-Michel, convergeva verso il percorso che era più seguito a quel tempo per dirigersi verso le Alpi. Allora, diciamo che questo è il peccato originale, diciamo, la forzatura che è purtroppo sostenuta anche dal Ministero italiano, per cui si parla sempre solo dell'itinerario del Vescovo Sigerico, che da Canterbury si diresse verso Roma per prendere l'insegna del Pallium e durante il ritorno lasciò il resoconto di tutte le tappe. Quindi, diciamo, per la sua gloria postuma, Sigerico ha fatto una cosa eccezionale: lasciò tutte le tappe che fece da Roma risalendo a Canterbury, dove era stato nominato arcivescovo. Quindi dal 2000, anno santo giubilare, diciamo romano, l'anno in cui intrapresi questa Via Romea, cercai di saperne di più, perché è chiaro, io ero partito nel 2000 leggendo un libricino di Giovanni Caselli, ma non c'era nulla, niente di segnalato, solo pochissimo in Italia e poco anche in Svizzera, mentre in Francia non sapevano assolutamente niente, tantomeno in Inghilterra. Appunto, cercai di sapere di più, così lentamente scoprì che questa direttrice nord-sud era anteriore, di moltissimi secoli anteriore al 990, anno del viaggio di Sigerico. Per me fu simile a scoprire, diciamo così, una piccola polla d'acqua, una sorgente, che si trasformò poi in un ruscello, quindi torrente, ed infine un grande fiume, sulle cui rive presero vita popoli, civiltà e grandi culture. Cioè, su questa direttrice nord-sud, dall'estremo nord fino a Roma, presero vita tutte queste culture che poi andremo un po' a vedere. Io naturalmente leggerò, perché mi è molto difficile ormai andare a braccio e tenere in mente tutto quello che dovrò dire, quindi mi scuserete sicuramente. Allora, Via Francigena o Francisca, strada che proviene dalla Francia, quindi strada che proviene dai paesi francofoni, che è questa. Questo di cui vedete, difatti, è parte da Dover, scende giù verso Arras, Laon, Reims, Chalonne, Champagne, Bar-sur-Aube, Langres, per poi arrivare in Svizzera a Yverdon-les-Bains, quindi a Martigny, dove si trovavano i primi segnali, e quindi entrare in Italia dal Gran San Bernardo.
Denominazione, quindi la via Francigena o Francisca, è la denominazione di una delle più importanti direttrici di cammino, all'epoca carolingia, dalle regioni franche e nord europee verso Roma Caput Mundi. Storicamente fondata sulle vie romane, a loro volta fatte corrispondere ai primitivi sentieri o tracciati celtici colleganti gli oppidum, poi divenuti castrum, come vedete, dai romani, questa direttrice venne sviluppata con mansiones e submansiones per dare asilo a viandanti, mercanti, pellegrini o legioni militari. Dopo l'anno 1000 i viaggi dei pellegrini continentali erano principalmente verso Roma e sebbene in misura minore a Santiago de Compostela, che vedete il tracciato qui in puntini rossi, verso Santiago di Compostela. Roma come centro della cristianità, ma anche polo di attrazione per mercanti, re ed artisti, attirati dalle sue splendide vestigia, testimoni dei suoi passati splendori, che punteggiavano tutto il suo percorso prima di entrare nelle mura capitoline. Dai primitivi sentieri celtici si camminò sulle vie consolari romane. Qui vedete uno spaccato di come erano le vie consolari romane che avevano ricoperto questi sentieri celtici. Questa opera si trova sulla via della Plata ed è fatta apposta per far vedere i pellegrini che si fermano lì come erano costruite le strade romane. Quindi si camminò sulle vie consolari romane che correvano su bassi crinali collinosi, memori di antica e saggia architettura stradale, manifestando vantaggi ai quali oggi di non poniamo caso. Quindi immaginate queste strade che correvano quasi sempre sopra elevate al fondovalle, perché nel fondovalle si era chiaramente militarmente in svantaggio, ai quali oggi di non poniamo caso, dato che le nostre attuali arterie stradali vengono disegnate nei fondovalli per il collegamento più celere. Gli storici concordano che la genesi di questa direttrice, che si data attorno alla fine dell'età del rame, quindi attorno al 3000-2500 a.C., è la protostorica e ben nota agli archeologi Via dello Stagno, marcata da un percepibile allineamento di grandi oppidum celtici, trasformatisi poi nelle città francesi menzionate, poi nel percorso di Sigerico. Quindi, qui vedete questi siti, diciamo, degli oppidum celtici. Qui possiamo vedere il canale della Manica in alto, qui in alto c'è Dover, mentre qui c'è Etaples, un antico porto, e qui c'è Struan, dove Sigerico sbarcò. Qui vedete dove c'è Nemetacum, che è l'attuale Arras, qui dove c'è invece Bibrax, è la città di Laon, Durocorturum è la città di Reims, qui c'è Alesia, e qui c'è Andematunum, che è l'attuale Langres, e qui c'è Vesontio, che è l'attuale Besançon, quindi già in Svizzera. Per poi entrare qui dal passo del Gran San Bernardo a Octodurus, che è l'attuale Martigny, e qui entravano poi dal Gran San Bernardo da Orsières e scendevano verso Aosta. Proveniente dai giacimenti minerari dell'estremo ed inospitale nord conosciuto, quindi parliamo già dell'Inghilterra, essa fu la direttrice principale per i primi avventurosi esploratori guide dei mercanti dell'epoca che fornirono lo stagno ai metallurgici mediterranei, metallo prezioso che fuso con il rame diede origine all'età del bronzo, quindi da 2000 attorno al 1000 a.C. Qui vedete i manufatti già di bronzo, rivoluzionando la cultura soprattutto tecnologica negli armamenti, artefice di superiorità e vittorie nelle cruenti battaglie di conquista
contro avversari dotati solo di armi in rame o selce, ma anche di suppellettili e preziosi ornamenti in oro in modo determinante ed epocale. Qui vedete c'è questo posto dove qui si parla del tesoro di Dix, praticamente l'oppidon di Bon-la-Soie, che è accanto alla via dello stagno. E questo manufatto, che vedete qui in basso, poi lo mostrerò più in grande, è stato portato dalla Magna Grecia fino quassù, quindi ha dovuto passare le Alpi ed è un manufatto di enormi proporzioni. Qui vedete in alto, questi segni qua in rosso sono le miniere di stagno, mentre questi qua in bianco sono le miniere di piombo. Quindi vedete che qui si passa già dall'Inghilterra, poi l'estremo ovest della Francia, e quindi qui nel regno degli Etruschi c'era una miniera in stagno, anche questa. Qui naturalmente i francesi non perdono occasione di magnificare i loro ritrovamenti, dove dice l'oppidon di Mont-la-Soie è la via dello stagno. La tomba risale all'inizio del V secolo avanti Cristo e corrisponde alla fine dell'età del ferro, cioè all'apogeo di Mont-la-Soie, che occupava una piazza strategica su questa via nord-sud. Questa via collegava le isole britanniche e l'Etruria e la Grande Grecia, quindi dalle isole britanniche scendeva verso gli Etruschi e poi fino in Sicilia. Lo stagno era sbarcato a Vix, qui a Mont-la-Soie, come vedete, e qui vicino a Châtillon-sur-Seine. Ecco qua. Dove la Senna cessava di essere navigabile per essere trasportato in Italia per via terrestre. Questa via più tardi permise alle popolazioni migranti dell'epoca di scendere nelle più accoglienti regioni mediterranee, passando la catena alpina attraverso i numerosi passi montani del Moncenisio, Gottardo e Gran San Bernardo. Ecco, questo qui che vedete si chiama il cratere di Vix ed era diciamo, sepolto dentro in una tomba di una principessa. Pensate che era tutto in bronzo già a quell'epoca. Quindi la sua altezza era di 1,60 m e di 1,27 m di diametro e di 1.100 litri di capacità e conteneva vino. Questo qui invece è un torc d'oro che fu trovato anche lui in questa tomba. I torc d'oro i Celti li mettevano al collo, naturalmente erano i principi o i capi della tribù o i guerrieri più in gamba, diciamo quelli più combattivi. Ecco, qui vedete naturalmente una cartina in cui si vedono tutti i vari passi. Qui diciamo che c'è un passo che arriva da Hersfeld e viene al Gran San Bernardo, poi arriva al passo d'Arbola e quindi scendeva verso il sito archeologico di Gola Secca, che a quel tempo era un posto molto molto rinomato. Altre vie invece passavano lungo la valle del Bin, arrivavano al passo del Sempione e si ricollegavano sempre a questa via. Diciamo che queste vie erano principalmente per le carovane a piedi oppure condotte con cavalli e muli. Solo quadrupedi, non carri, mentre quelli con i carri seguivano questa rotta qui che andava attraverso il passo del Lucomagno, si collegava poi qui indietro sul crinale di questa monte per scendere comunque verso Estfeld, vicino ad Andermatt. Nell'età del bronzo vi fu un lungo periodo di clima caldo ed il passaggio attraverso i valichi alpini nel passato è dimostrato dal ritrovamento di armi ed attrezzi utilizzati 2000 anni prima della nascita di Cristo a 2500 metri di altitudine in località dove era lavorata la pietra ollare, ancora prima dell'epoca romana. Il deposito votivo di Torques
questo, che sono questi qua, questi collari che indossavano i principi o i capi delle, delle tribù, e braccialetti d'oro scoperti sotto una roccia a Hersfeld, dove vi ho fatto vedere prima, qui, è stato scoperto qui, in questa zona. Alla fine del V secolo a.C. può essere in rapporto con la frequentazione del passo del Gran San Gottardo, con la frequentazione del passo del San Gottardo, che immetteva nella valle del Canton Ticino, quindi in Italia, nel territorio di Gola Secca, come ho spiegato prima, importantissimo sito archeologico. Nel 1966, quindi pochi anni fa, è stata ritrovata in una fessura di roccia presso il passo Marani, lungo il percorso che sale all'Arbola, qui in questa zona, vedete, una lama di pugnale in bronzo rivestita di cristalli di quarzo datata al XVI secolo a.C. Quindi già salire a quel tempo al passo d'Arbola era già una bella impresa, magari il CAI ci potrebbe pensare di andare a fare un giretto da quelle parti lì per coniugare cultura e anche le belle scarpinate. Questa antica strada attraverso la bocchetta d'Arbola o Albron Pass a metri 2411 metteva in comunicazione il fondovalle Ossolano con la valle di Bin, che è questa, come vedete, e quindi con la Svizzera. La via dell'Albron Pass ebbe molta importanza nel Medioevo come via di transito dei mulattieri che avevano alloggio presso l'ospizio del Grimsel. Sul Monte Rosa, al passo del Teodulo, quindi alle Cime Bianche, vi è il rinvenimento di un lungo tratto di lastroni, che qui vedete chiaramente, segnati anche dall'azione di ruote di carri. Questo si vede molto più chiaramente. E il ritrovamento di numerose monete romane, probabili offerte votive alle divinità del passo, testimoniano l'utilizzo di questa via in periodo romano. Sorprendente la quota del passo, che si trova a 3.000 metri, cioè pensare adesso di salire a 3.000 metri con delle mercanzie e tutto quant'altro è una cosa abbastanza improbabile. Quindi vuol dire che già a quel tempo vi era sicuramente un periodo molto molto più caldo. Simili percorsi muteranno verso il 1500, quando i ghiacciai, dopo il caldo clima medievale, riconquisteranno ampie aree verso il basso, cancellando località ed insediamenti che mantengono ancora oggi un'etimologia che rimanda ad altre epoche. Secondo gli storici, le popolazioni tribali celtiche transalpine, che attorno alla fine del V secolo a.C. erano al termine di un lunghissimo processo di aggregazione e stabilità stanziale fin dall'età del bronzo, quindi si stavano aggregando anche loro, avvicinandosi, diciamo, non essere più piccole tribù, ognuna lontana dalle altre, ma divenendo città molto più, diciamo, anche potenti, probabilmente per sovrappopolamento, così hanno, diciamo, hanno concluso questi storici, diedero inizio a spostamenti di massa verso le più fertili e calde regioni mediterranee. Quindi qui vedete un po' una rappresentazione di guerrieri celtici che sono in marcia per conquistare città di cui avevano bisogno per il loro, diciamo, per la loro vita quotidiana. Curiosamente Dionisio e Plinio riportano che a ciò non furono estranei un etrusco di nome Arruns, o secondo altri addirittura un artigiano elvezio di nome Helico, che come abili mercanti dal mondo mediterraneo avevano diffuso oltre Alpe appetibili quantità di vino, di olio e di fichi. Quindi questi individui qua, Arruns o Helico, come abili mercanti, mercanteggiavano portando dall'Italia, regione mediterranea calda, olio, fichi, vino, verso queste regioni fredde, e così questa popolazione, che era già in sovrappopolamento, ha detto: bene, vediamo un po' di andare a conquistare noi l'Italia. E quindi ecco questa direttrice nord-sud che comincia ad essere addirittura molto più ben percorsa.
Questa direttrice, proveniente dall'estremo nord, percorsa da inglesi, nortumbri e scoti, era detta anche Chemin des Anglais, che è questa qua, come vedete. Qui parte da Calais, in questi anni parte da Calais, mentre a quel tempo partiva qui da Vuissant, dove c'era l'antico porto di Strouan, che sicuramente aveva preso Sigerico, i quali attraccavano prevalentemente al porto di Kentovich, l'odierna Étaples, alla foce del fiume Conche, che è qui, come vedete, qui c'è Étaples, per dirigersi poi verso Arras. Dopo che i vichinghi distrussero questo porto nel XII secolo, potendo così raggiungere persino Reims sulle loro snelle imbarcazioni, si tornò ad attraversare la Manica nel punto più stretto, da Dubris, qui in alto, l'attuale Dover, a Strouan, vicino all'odierna Vuissant, in direzione di Terouan, Arras, Reims, Laon, Chalon-sur-Marne, che credo che al giorno d'oggi hanno cambiato nome, perché credo che si chiami Chalon-en-Champagne, almeno così mi aveva detto a quel tempo il sindaco di quella cittadina. Quindi poi Langres, Besançon in Svizzera e attraversando le Alpi al passo del Gran San Bernardo. In tale epoca venne chiamata Via Romea o Chemin Romeu, divenendo sicuramente la strada antica più percorsa e quella più fondante dell'Europa odierna, tra tutti gli itinerari storici conosciuti come la Niederstrasse, sarebbe poi la via inferiore da Colonia a Parigi, che sarebbe questa, qui in alto, vedete, cioè, curiosamente la via più a nord veniva chiamata la via bassa, la Niederstrasse, mentre la via alta veniva chiamata Oberstrasse, che è qui, ed è la via per noi più bassa verso sud. Oppure la Oberstrasse, da via superiore, de Einsiedeln, qui, fino a Montpellier, che in direzione est-ovest conduceva verso Santiago di Compostela. Ecco che dal VI secolo al XIV secolo la via Romea passante dal Gran San Bernardo, descritta da Sigerico nel 990, non fu altro che l'itinerario più diretto e frequentato dall'Inghilterra verso Roma e Gerusalemme, accanto a quello minore che proveniente da Parigi passando da Reims, Lione e Chambéry entrava in Italia dal passo del Mocenisio. Poi dopo il XIII secolo si iniziò a frequentare anche i passi del Sempione, San Gottardo, Monginevro ed altri ancora. Qui vediamo i pellegrini che hanno lasciato testimonianze e scritti importanti. Primo tra tutti, un pellegrino di cui purtroppo non si conoscono assolutamente le generalità ed è chiamato tuttora l'anonimo pellegrino di Bordeaux, quindi si riferisce all'itinerario burdigalense che proviene da Bordeaux e risale al 333 d.C. Il primo premedievale itinerario di pellegrinaggio che abbiamo è quello del pellegrino anonimo che ha viaggiato da Bordeaux a Costantinopoli in Terra Santa e di ritorno da Eraclea passando da Roma nel 333. Dato che l'impero romano era ancora saldo, egli usò semplicemente la vasta rete di strade romane e le strutture ufficiali dell'impero. Sembrerebbe, dai pochi resoconti che ci sono, che fosse addirittura un funzionario di alto rango. Tuttavia, come egli rimane anonimo, è conosciuto semplicemente come il pellegrino di Bordeaux. Da Bordeaux raggiunse Gap, qui, vedete, entrando poi in Italia dal passo del Monginevro, in questa zona qui, raggiungendo quindi Milano, quindi Aquileia, ed attraversando un passo sulle Alpi Giulie arrivò a Lubiana, da questa parte, via mare, poi dal porto di Valona scese giù, dal porto di Valona raggiunse quindi Roma, raggiunse Otranto in nave, quindi Roma, poi usando la via Appia, la via Flaminia e la via Emilia, questa qui, risalì fino a Milano, poi di nuovo al Monginevro per rientrare a Bordeaux.
Poi vi fu un abate islandese, quindi molto, molto più a nord, diciamo un'isola estrema, l'abate islandese di nome Nicolas de Moncadvera, che nel 1154 si recò a Roma lasciando un suo diario ben dettagliato. Naviga dall'Islanda al porto di Stade, che è qui, fuori l'Islanda, naturalmente è molto più a nord, fino al porto di Stade qui, tocca Hannover, Magonza, Strasburgo e Basilea, inserendosi nel percorso di Sigerico, nell'attuale cittadina di Vevey sulle sponde del lago di Ginevra. Non aggiunge molto altro all'elenco delle soste di Sigerico, però mette in risalto che in quella cittadina a Vevey convergevano tutte le strade dei franchi, quindi dei pellegrini mercanti francesi e quant'altro, dei fiamminghi, degli inglesi, dei tedeschi e degli scandinavi. Quindi Vevey era un po' come un porto di mare dove convergevano tutti quei primitivi o i primi percorsi di pellegrinaggio o di mercanti che si dirigevano verso Roma. Vi è anche un altro abate, anche lui molto noto, Emo, un abate premostratense olandese, che nel 2011 fece un viaggio a Roma per formalizzare la fondazione di un monastero vicino a Groningen in Frisia, nel nord dei Paesi Bassi, documentando il suo itinerario nel Emonis Chronicron. Egli entrò in Italia attraverso il Mocenisio, ecco qui in questa zona qui, mentre al ritorno seguì un percorso più diretto passando addirittura da Como e per poi arrivare a Basilea, attraversando probabilmente il passo dello Spluga. Poi vi è un altro privato, questo è un laico, non un monaco, altro che era Matthew Paris, che dall'abbazia benedettina di St. Albans a nord di Londra si diresse verso Roma. Diciamo che vi sono tre versioni principali del suo pellegrinaggio, che risale intorno al 1250, però diciamo gli storici hanno concordato che sono abbastanza confuse nei tempi e modi di passare o raggiungere Milano, Roma e poi Otranto, passando poi da Canterbury, raggiungendo quindi passando da Canterbury raggiunse Dover, sbarcando a Vissante, più o meno la via di Sigerico, ma sicuramente entrò in Italia dal Mocenisio e seguì l'attuale via francigena italiana, cioè quella di Sigerico, fin da Susa e poi a Roma. Poi vi è l'arcivescovo di Rouen, che è Eudes Rigaud, che nel 1200 d.C. entrò in Italia nel 1248, diciamo nel 1253, lui era nato nel 1248, mi sto facendo un errore, fu arcivescovo di Rouen dal 1248 al 1275. Quindi questo arcivescovo fece un viaggio a Roma lungo la valle della Senna e attraversando il Sempione arrivò a Milano, proseguendo poi lungo la via Emilia e la via Flaminia giunse a Roma. Il suo viaggio di ritorno fu attraverso la via francigena attuale fino a Sarzana, poi per l'attuale via della Costa, quindi quella che da Genova corre sui crinali verso Ventimiglia, raggiunse Savona e quindi Torino, ed attraversando il Mocenisio arrivò in Val Maurienne, quindi Chambéry, raggiungendo poi la Loira, poi Parigi e Rouen. Vi è poi il cavaliere tedesco Arnold von Harf, che nel 1496, a soli 20 anni, iniziò un lunghissimo pellegrinaggio che, secondo il suo manoscritto di viaggio, edito nel 1860, lo portò da Colonia a Roma. Lo portò da Colonia a Roma, quindi a Venezia, poi passando da Milano e Torino, valica il Mocenisio
immettendosi sull'attuale via Tolosana fino a Saint-Jean-Pied-de-Port per raggiungere Santiago di Compostela. Quindi via Mont-Saint-Michel ritorna a Colonia. Quindi vedete il percorso che ha fatto lui partendo da qui da Colonia, scendendo verso Magonza, entrò a Merano, Venezia, discese a Roma e poi al ritorno arrivò ancora da queste parti, dal Moncenisio, verso Montpellier, Tolosa, Roncisvalle, fino a Santiago, per poi ritornare a casa sua. Diciamo che vi sono altri itinerari come gli Annales Stadenses scritti da Albert von Stade, un monaco scrittore di opere intorno al 1250. Probabilmente ha ragione però, è la più completa guida duecentesca per i pellegrini che dal nord Europa affluivano a Roma. Ma il testo di questi Annales originale è tuttora irreperibile. E nonostante questo alcuni autori li citano. I nomi stessi dei protagonisti di questi scritti sono del tutto improbabili, questo lo dicono già gli studiosi, tanto che vengono chiamati Tirri e Firri. Ed oltretutto sono reperibili solo fogli trascritti nella seconda metà del 1800. Da qui l'opinione di alcuni storici per l'ipotesi di un clamoroso falso goliardico postumo e non di un antico testo. In questi anni lo studioso Giovanni Caselli, che ho citato da prima, in collaborazione con associazioni di colonia in Germania, sta cercando di delineare una via romea che dal porto di Stade, quindi su qui in alto dove non si vede qui, molto più in alto, dopo Hannover e Colonia, passando da Colonia entrerebbe in Italia dal passo del Brennero, per raggiungere Roma, seguendo questi scritti di von Stade, nonostante le suddette perplessità storiche. Così pure vi è la enorme raccolta di scritti di Samuel Purkas, detti Purkas e i suoi pellegrini, su cui egli stesso, lo scrittore, dice che gli autori sono sconosciuti. Lui ha fatto una gran raccolta, però poi mi dice che gli autori sono sconosciuti. Come pure improbabili sono le date e i tempi di questi, per cui possiamo tranquillamente evitare di approfondire il percorso che la mappa propone. Qui vediamo Assigerico, arcivescovo di Canterbury nel 990 d.C. Nominato arcivescovo di Canterbury nel 990, il nostro arcivescovo Assigerico dovette recarsi a Roma per ricevere il pallium, che è questa stola in lana bianca, decorata con la croce dalle mani dell'allora Papa Giovanni XV. Non è che l'ha decorata il Papa, diciamo, veniva investito l'arcivescovo Sigerico, e veniva data come investitura per la sua nomina. Quindi qui vedete come veniva portata a quel tempo questa stola. E questo qui è il percorso di Sigerico. Sappiamo che valicando il Gran San Bernardo vi giunse nel mese di luglio e dopo l'investitura del pranzo papale visitò in 2 giorni ben 23 chiese, rimettendosi immediatamente in marcia verso la sua sede arcivescovile di Canterbury. Per fortuna nostra, come già detto prima, e per sua postuma notorietà, fu che in un appendice di un elenco di papi del X secolo, conservato alla British Library di Londra, venne ritrovato il suo diario. Qui capite bene, per fortuna nostra e sua postuma notorietà, il suo elenco fu ritrovato in un elenco di papi, neanche in un suo diario messo lì apposta, era stato completamente messo in un posto dove non doveva essere ed era conservato nella British Library, quindi qualche bravissimo topo di biblioteca l'ha trovato. Venne ritrovato il suo diario con le soste dettagliate, come qui vedete perfettamente. Ora, questo qui è il percorso che segue da Dover fino ai
fino ad Annecy. Con le sorti dettagliate suddivise in 79 tappe, 1000 miglia sono uguali a circa 1600 km di ritorno da Roma a Canterbury, mentre questo è il percorso che da Aosta scende poi verso Roma. Quindi tutte le sue summanzio che sono state segnalate veramente puntigliosamente. Ora noi moderni pellegrini, diciamo, qui siamo all'attualità, quello che è stata un po' l'introduzione, andiamo risalendo a questa direttrice nord-sud che ci ha portato ad avere in Italia questa via francigena. Ora noi moderni pellegrini indossiamo virtualmente i panni di Sigerico, ripercorreremo il suo percorso sulla Pilgrim's Way, che è questa. Questa qui è la cattedrale di Canterbury, qui sono io nell'anno 2000 giubilare Romeo, diciamo. L'anno giubilare Romeo cattolico cade una volta ogni 25 anni, quindi è stato nell'anno 2000 ed il prossimo sarà nell'anno 2025. Ripercorreremo virtualmente il suo percorso sulla Pilgrim's Way, che qui vedete all'uscita della cittadina di Dover, incamminandoci da nord a sud, da Canterbury a Roma, come fu per me nell'anno giubilare 2000. Da Canterbury raggiunse Dubris, quindi Dover, e traversando la Manica, Sigerico sbarcò a Struan, l'odierna Wissant, antico Portus Itius, dirigendosi verso Terouan, che è questa foto, dove iniziava una strada perfettamente rettilinea, lunga 54 km, oggi chiamata Chaussée Bruneau. Qui a Terouan venne accolto da una famiglia che abitava qui vicino, in una chambre d'hôte, che poi mi portarono in questa radura, qui un antico oppidum celtico, dove sorgeva da prima l'oppidum, poi trasformato in castrum romano, e poi venne costruita sopra queste rovine un'antica abbazia e poi è stata distrutta. Diciamo, questa Chaussée Bruneau, che diciamo Chaussée Bruneau vuol dire una calzata, una strada ricoperta, deriva da una regina Bruneau, che si chiamava così, forse uccisa da Clotario II, trascinandola dietro il suo cavallo ininterrottamente per 54 chilometri, così dicono gli storici o chi altri. Fino ad Arras, che qui vedete, questa qui è la Grand Place di Arras, per cui a quel tempo era una strada battuta, sentiero celtico, poi selciata dai romani ed oggi completamente, purtroppo, asfaltata. Quindi qui chi scende da Canterbury si troverà a percorrere questa strada perfettamente rettilinea, però è completamente asfaltata. Passando dalla foresta di Saint-Gobain, dove vi erano delle splendide vetrerie che facevano opere splendide di arte vetraria, raggiunse Lon, Sigerico, costruita su un piccolo altipiano, e la sua splendida cattedrale che qui vedete. Quindi attraversò la grande foresta di Vauclair sulla via Cesarea Romana e raggiunse Reims, di cui vedete qui la cattedrale, stupenda cattedrale di Notre Dame, il cui nucleo risale al IV secolo, e qui vedete l'imponente porta Marzia di fattura romana del III secolo. Per buona parte sulla rettilinea strada romana, qui vedete la strada romana che attraversa tutta la regione della Marne, e la Marne è una regione che ha il suolo gessoso, quindi troverete tutti questi sentieri, chi la percorre trova questi sentieri o tratturi agricoli bianchi perché il suolo è gessoso, e anche questa qui è una strada perfettamente bianca, rettilinea come una fucilata. Io l'ho attraversata addirittura per due giorni senza incontrare anima viva. Solamente vi erano enormi trattrici ai lati, come vedete è tutto coltivato,
che spruzzavano acqua, però di persone zero e quoto, veramente. Quindi su questa strada romana raggiunse Donnemont, poi Bar-sur-Aube, bellissima cittadina. Qui vedete un campo di papaveri da cui si estrae la morfina, e vi erano amplissime piantagioni di queste fiori. Raggiunse Bar-sur-Aube, bellissima cittadina, a quel tempo centro nevralgico di pellegrini, mercanti e cambi a valute fiorentini, senesi e lucchesi, che avevano i loro uffici sotto questo porticato. Questo porticato qua, qui ce n'è un altro in fianco, e qui i cambi a valute fiorentini, senesi e lucchesi avevano i loro uffici, perché qui vi era un importante centro dove convergevano tutti i mercanti da tutta la Francia e dai paesi germanici. E quel porticato lì si chiama Halloy, in quella cittadina lì. E la chiesa si chiama Saint-Pierre. All'interno vi sono delle tombe, qui non ho messo la foto purtroppo, vi sono delle tombe sui cui sarcofagi sopra vi sono incisi non i nomi di chi è sepolto all'interno, ma il simbolo della loro attività. Quindi vi era un piscivendolo che sopra aveva il simbolo dei pesci, ed un maniscalco che aveva i simboli del martello e dei chiodi. Quindi chi c'è stato, pare che ci deve essere il pellegrino che ha percorso quella via lì, spero che l'abbia vista. La via passa da Mormant, dove vi è un'abbazia, casa dei Templari, che è questa. Questa è dove vi era una guarnigione di cavalieri Templari che facevano da guardia, diciamo, su questa via su cui passavano i mercanti e i pellegrini. Naturalmente a quel tempo, quando ci sono passato io, era addirittura... il terreno gli era cresciuto sopra e questi porticati che vedete qui erano molto molto più alti, ma siccome la terra, la polvere e quant'altro si era accumulata, a quel punto non ci passava più sotto nessuno, perché erano diventati molto molto bassi. Poi questa via fila verso Langres e poi su tratti dell'antica via romana verso Besançon, la Bisision di Sigerico, ai piedi del massiccio del Giurà, contraforte delle vicine Alpi, che è qui. Da Besançon, Sigerico proseguì verso Nod per raggiungere Portalier. Questo tratto, attualmente impercorribile per il pellegrino moderno, è ora ricoperto dall'asfalto della Nazionale 57. Attualmente, al crocevia di Lamor, si lascia il suo percorso per prendere la D67, che è una dipartimentale, passando per Mouty e Haute-Pierre. Diciamo, questa qui è la via che ho percorso io passando a piedi, questa zona qui in basso, poi si sale da queste parti e si raggiunge poi Portalier. Al tempo di Sigerico, i numerosi monasteri ed abbazie che si trovavano già in rovina nei dintorni di Mouty, qua dietro di qua, con le oride e selvagge gorge dei Noail, che sono poi queste, da percorrere, sicuramente lo fecero propendere per allungare la tappa, passando molto più a nord, a Nos, la Submansio 58, la odierna Nod. A San Gorgon-le-Main si congiungono le due varianti, proseguendo verso Pontarlier, che è questa, la strategica romana Pons Ariolica, l'ultima Submansio prima di entrare in Svizzera al valico di Oberson. Scese poi a Yverdon, al lago di Neuchâtel, proseguendo sulla vasta piana sino a Losanna e Vevey, di cui ricordiamo che Nicolas de Moncatvera diceva che lì convergevano tutti i mercanti e pellegrini. La vasta valle del Rodano accompagna il pellegrino al passo del Gran San Bernardo, porta di ingresso in Italia alla Submansio 48 di Saint-Rémy. Ecco qui, questa è una ricostruzione, perché anche gli storici non concordano sul fatto che a quel tempo vi era un rifugio su al passo, dove adesso c'è un hotel
è un monastero di frati, loro prevengono che c'erano questi piccoli rifugi, oppure addirittura che il rifugio era giù in basso a Saint-Rémy. Quindi da sopra si passava, si attraversava il valico e si scendeva a Orsières, oppure viceversa, da Orsières si risaliva e si riscendeva a Saint-Rémy. Su questo passo, qui, a quota 2472 metri, fondamentali per la via Francisca, transitarono le legioni romane, forse Annibale, perché no, ancora gli storici non sono sicuri, Annibale e i suoi elefanti, carovane di mercanti, processioni di pellegrini ed ecclesiastici, addirittura l'imperatore Carlo Magno, fino al grande esercito di Napoleone ed il sentiero storico napoleonico che qui vedete, coincidente con l'antica strada romana che lo risale da Orsières, che sarebbe questa, coincidente, è stato ripristinato in suo onore in questi ultimi anni dalle truppe del genio svizzero alcuni anni fa. L'hanno ripristinato il genio svizzero in onore di Napoleone Bonaparte. Qui siamo in Italia, ecco qua, e come vedete, osservando l'incredibile molteplicità di questi segnali, dal 2000 anno santo giubilare, la cornucopia dei fondi destinati alla cosiddetta Via Francigena fu dilapidata da istituzioni ministeriali che elargirono milioni di euro senza alcun discernimento ad enti vari, associazioni sorte ad arte, istituzioni religiose e private che nulla avevano a che fare con la Via Francigena, tanto che al mondo dei pellegrini non arrivò nemmeno una briciola per erigere o adeguare ospitalità o strutture ricettive a basso costo proprie delle vie di pellegrinaggio e devozioni scaula. Personaggi a cui non parve vero di poterci guadagnare notorietà e denari si infiltrano tuttora senza scrupolo alcuno, mettendo indicazioni di tracciato verso cantine ed agriturismi, oppure inventando corsi a pagamento per aspiranti pellegrini, pubblicizzandoli nell'universo internet. Scaltri soggetti, proponendosi come guide, compongono gruppi paganti di sprovveduti ed esigenti turisti pellegrini, inviandoli poi senza scrupolo alcuno alle ospitalità gratuite per i veri pellegrini, come quelli che noi gestiamo, noi della Confraternita di San Jacopo, attive ad Abbadia Isola, Re di Cofani e Roma. Quindi questo ve lo dico con cognizione di causa, e qui ci sono alcuni pellegrini che l'hanno già fatta e possono testimoniare chiaramente. Chi si inoltra sulla Via Francigena in Italia troverà questa moltitudine di segnali, per cui si troverà in alcuni posti a dover mettere le mani nei capelli, non sapendo che direzione prendere. Quindi io consiglio sempre ai pellegrini, qualsiasi guida compriate, qualsiasi sito web, internet, consultiate, seguite quello che vi dà il segnale suo, altrimenti rischiate di andare per cantine o agriturismi. A volte fa anche piacere, però molti allungano il percorso e quindi non ne hanno alcun piacere. Da Aosta, ritorniamo un po', questa è una divagazione un po' che ho voluto fare per mettere in guardia i pellegrini che si inoltreranno su questa via già dal Gran San Bernardo. Da Aosta l'antica Augusta Pretoria, la 47esima submansio di Sigerico, accolse con le sue vestigie romane il nostro arcivescovo. Seguendo il corso della Dora Batea, la via di Sigerico prosegue poi nell'anfiteatro morenico di Ivrea. Ecco, quando sarete a Ivrea, i pellegrini vedranno che è una morena, vi sono due colline ai lati e questa via corre proprio nel mezzo. Raggiungendo Vercelli, poi Pavia, qui vedete il ponte vecchio a Pavia, passando il Ticino, filando perfettamente diritta verso Oriolitta,
e Corte Sant'Andrea. Questa qui, diciamo, è una stele che c'è all'imbarco di Corte Sant'Andrea, poco dopo Oriolitta. Qui mi vedete nell'anno santo 2000 e venne accolto per la prima volta da Danilo, che è il traghettatore che tuttora lavora in questo punto. Quindi chi di voi percorrerà questa via si dovrà fermare qui a Corte Sant'Andrea, telefonare a Danilo, che lo arriverà con la barca, vi prenderà e vi traghetterà, come a quei tempi i pellegrini a Bosconi e Cusani. A Corte Sant'Andrea, che è la 39esima submansio, la famosa Scea Andrea, dove secondo Corbellini, Giancarlo Corbellini, che è un cartografo e storico e un grande escursionista, dove Sigerico dice che Sigerico disse che attraversò il Po ponendo piede poi sulla riva opposta a Bosconi Cusani. Qui vedete la stele che c'è ai piedi, la lastra di marmo che c'è ai piedi di quella stele che avete visto prima. Guardando successivamente il Trebbia dopo Calendasco. Io a quel tempo ebbi fortuna perché passai il Trebbia a guado essendo completamente secco. Quindi spero che chi attraverserà il Po sulla barca poi si trovi a camminare attraversando il piede il Trebbia, che è una bellissima esperienza. Mentre il Caselli ipotizza il guado esattamente ad est di Piacenza, poco oltre San Rocco al porto, quindi anche qui c'è una certa discordanza. Sigerico sprona la sua compagnia lungo la via Emilia raggiungendo Borgo San Donnino, la submansio Sce Domnine, odierna Fidenza, e Fornovo, ormai ai piedi della via di Monte Bardone, o via dei Longobardi, passo della Cisa, Mons Longobardorum. Ecco qui che i futuri escursionisti pellegrini del CAI che andranno a fare questa escursione arriveranno qui e si troveranno poi a iniziare il loro cammino da questa bellissima scalinata. Qui vediamo i vari ponti, i vari posti che troveranno a passare, quindi sarebbe bene che vi iscriviate in parecchi, perché è veramente molto molto bella. Qui un altro ponte a Schiena d'Asino, a Groppoli. Questo è il ponte San Francesco, a Pontremoli. Ecco, la città di Pontremoli non si sa ancora chiaramente se deriva da un toponimo che può essere Ponstremus, che è derivante da ponti tremolanti, può essere per via dei molti terremoti che vi erano a quel tempo, oppure un nome così dato come tanti altri. E qui vedete il labirinto alla chiesa di San Pietro, che dico ad Annalisa e a Ombretta di portare i pellegrini escursionisti a vederlo chiaramente alla chiesa di San Pietro lì a Pontremoli. Superando l'Appennino scendeva sulla via Aurelia verso l'antico porto di Luni. Qui gli escursionisti non si troveranno ad arrivare qui, penso, perché è parecchio più in là. L'antico porto di Luni, che al momento è interrato, questo è il suo anfiteatro, mentre a quel tempo, al tempo dei Romani, vi era l'attracco delle navi. E la tappa obbligata dei pellegrini irlandesi, la submansio 26 Lucca, la città di San Frediano, che è l'ecclesiastico irlandese, Finian o Fridian, non si sa ancora bene il nome che ha. Ad Alto Pascio Sigerico non fece tappa, sebbene vi fosse un ordine degli ospitalieri che dava assistenza ai viandanti e pellegrini curando la rete viaria. Successivamente, nell'XI secolo, divenne ordine ospitaliero dei Cavalieri del Tau, con un ospizio per i pellegrini romei. Qui vedete su questa pietra è il simbolo dei Cavalieri del Tau, la croce del Tau, che chi percorre la via di cui passò Francesco, di Angelo Seracchioli,
da Assisi, dalla Verna ad Assisi, troverà questi segnali su molti ulivi e sulla via che ha segnato Angela. Questo è, diciamo, il campanile dove a quel tempo vi era una campana che si chiama la Smarrita, che a quel tempo suonava a distesa all'imbrunire perché vi era un bosco enorme attorno alla cittadina di Altopascio dove i pellegrini si sperdevano, ed era un bosco infestato anche da briganti, per cui i monaci che erano qui, i cavalieri dell'Ordine del Tao, suonavano a distesa all'imbrunire per dare un indirizzo verso cui procedere i pellegrini per arrivare alla cittadina. L'odierno pellegrino, poco oltre Altopascio, in località Galleno, questa, può sovrapporre le sue orme sui circa 500 metri dell'unico tratto ancora acciottolato dell'antica via Romea, che è questa, l'unico tratto che ancora sopravvive in Italia della via Francigena antica, e corre accanto a un ippodromo. La via Francigena Romea da questo tratto dispensa al pellegrino quanto di più attraente si possa ricercare in una via di pellegrinaggio: città d'arte, panorami stupendi, la Val d'Orcia, la Valle del Paglia, antiche fonti termali, bagno Vignoni, dove Lorenzo il Magnifico si curava l'artrite, luoghi leggendari, radicofani. Questa è la, diciamo, qui adesso c'è dentro un museo, tra l'altro, mentre a quel tempo dicevano che era la rocca dove vi era il famoso brigante Ghino di Tacco di antica memoria. Sigerico transita da Viterbo, la città dei Papi, scendendo sulla Cassia a Santa Maria di Forcassi, per rientrare sulla via Romea alla località detta Le Querce d'Orlando, di Carolingia memoria, raggiungendo l'antichissima Sutri ed il bellissimo anfiteatro Tofaceo. Qui è poco prima di Bolsena, questa formazione rocciosa che si chiama Le Pietre Lanciate, ed è una formazione rocciosa vulcanica in cui vi sono queste pietre a forma esagonale. Mentre questo è l'antico anfiteatro di Sutri. L'arrivo di Sigerico al Mons Gaudi fu sicuramente gioioso, come lo è tutt'oggi per il pellegrino odierno, anche se la vista fu differente. Si pensa che ciò che vide dal Mons Gaudi Sigerico a quel tempo fosse questa costruzione del Vaticano, però non vi è concordanza. Mentre noi scorgiamo oggi la grandiosa cupola di Michelangelo ed il colonnato del Bernini che cinge Piazza San Pietro dal balcone naturale di Monte Mario. E qui l'emozione per il pellegrino che arriva da molto lontano, poniamo Canterbury addirittura, o forse dal Gran San Bernardo, dovrebbe essere veramente forte. Si è giunti ormai alla meta, alla tomba del Principe degli Apostoli, dove emozionati, stanchi e felici, noi non potremmo ricevere il pallium come Sigerico, ma più semplicemente il testimonium, quella umile e preziosa pergamena che custodirà per sempre i nostri faticosi passi di pellegrini sulla via Francigena ad Petri Sedem. Io ho terminato, spero di non avervi tediato più di tanto e scusate per alcune indecisioni. Se qualcuno vuole porre qualche domanda, poche domande, si può rispondere qualcosa, poi dopo Ombretta chiuderà la serata. Punti di appoggio, sì. Allora, punti di appoggio ce ne sono parecchi. È chiaro che per chi ha percorso il cammino di Santiago qui è comunque differente. È sempre bene
telefonare almeno un paio di giorni prima per non essere costretti ad arrivare lì e vedere che l'accoglienza è chiusa, oppure chi dà l'accoglienza non c'è in quel momento, è un po' differente come accoglienza, però ce ne sono. È chiaro che i prezzi sono molto differenti che non il Cammino di Santiago, anche questo va messo in conto, però è da dire che è una via che sicuramente è da percorrere, o avendo una guida, oppure un'altra guida, seguendo dei segnali, oppure un altro tipo di segnali, io vi consiglio di percorrerla, perché è una bellissima cosa che abbiamo in Italia e sarebbe molto, molto opportuno che ognuno di noi, potendo chiaramente, la percorra. Il mio cammino a quel tempo era durato 2 mesi, ma chiaramente diciamo, ho fatto delle tappe abbastanza lunghette, anche perché avevo qualche anno in meno, diciamo, quindi avevo il fisico un po' più rispondente, però partendo da Canterbury, diciamo, ci vorrebbe circa 2 mesi e mezzo, facendo delle tappe ordinarie, non cose estreme, altrimenti 1600 chilometri sono parecchi, ecco. Ma per i percorsi uno a cosa si affida? Come? Per i percorsi uno a cosa si affida? Cioè uno dove va? Allora, in Italia esistono parecchie guide, quindi non vi è alcun problema da questo punto di vista. C'è la guida edita dalla Confraternita, sul sito internet di Itineraria c'è qualcosa, l'Associazione Europea della Via Francigena anche qui dà delle valide indicazioni, poi vi è anche una guida edita dalle Terre di Mezzo da Riccardo Latini, credo, ed altre ancora, che addirittura partono da Canterbury, però io credo che dall'Inghilterra fino, perlomeno fino a Martigny, o se no anche prima fino a Besançon, segnalazioni non ce ne siano. Io quel tempo dovetti affidarmi alle indicazioni che Corbellini dava sul suo libro, che attualmente non è più stampato neanche, non è più in commercio, per cui dovetti telefonare ogni volta per avere queste ospitalità. E sulle cartine dell'IGN francesi, descrivimi perfettamente il tracciato che andavo a fare, quindi avevo già una buona descrizione, mentre guide adesso in Francia non so se ce ne siano, non credo, sono un po' titubante e perplesso, diciamo, da quel punto di vista lì. A quel tempo nessuno sapeva che vi era una via che partendo da Canterbury arrivasse a Roma, e tutti quelli che mi fermavano, anche dove andavo a dormire oppure interpellare le persone, rimanevano stupiti nel sentire che mi stavo recando a Roma su una via romea. Tutti pensavano che andassi a Compostela. Bene, io lascerei la parola di chiusura a Ombretta. Niente, io vi ringrazio, spero noi faremo una tappa, solo una piccola tappa, e spero che qualcuno di voi aderisca alla nostra gita, anche se appunto, come aveva detto l'Annalisa, richiede una buona preparazione fisica. Seguiteci, abbiamo in programma numerosissime altre iniziative, e potete trovare tutte le nostre informazioni sia sul sito che su Facebook e nella nostra sede. Quello di lunedì, bravissimo, ti lascio. No, io sono sempre del CAI, volevo dirvi che l'abbiamo definita la settimana del pellegrino, perché dopo questa serata ne avremo un'altra lunedì, ma sono così ravvicinate anche per un discorso di disponibilità poi delle persone. Comunque sia, lunedì sempre alla stessa ora, sempre in auditorium e sempre con collaborazione CAI, Confraternita, che io dico Mauro sa, parleremo di Santiago di Compostela. Perché parleremo? Perché noi come CAI
abbiamo a fine maggio, inizio giugno, abbiamo pianificato una settimana dove percorreremo circa 1200 chilometri partendo da Sarria fino ad arrivare a Santiago. Ho voluto vedere se eravate attenti, diciamo 120, beh, però siete molto attenti, vedo. Sì, vabbè, ho arrotondato. In 6 giorni faremo praticamente 7 notti, è già tutto organizzato purtroppo, per cui non posso dire come l'ombretta venite a iscrivervi, proprio abbiamo già completato le iscrizioni, ma vabbè, se qualcuno è interessato potremmo anche riproporlo magari una data successiva l'anno prossimo. Intanto noi cominciamo a fare esperienza per una settimana, da camminatori o alpinisti diventiamo pellegrini e vediamo cosa proveremo. Se mai tu dici qualcosa sui contenuti, va bene, noi vi aspettiamo lunedì. Grazie, buona serata. Benissimo, allora come ha detto Beppe, lunedì presenterò questo filmato che riguarda il cammino di Santiago, diciamo lo presenterò espressamente per loro, perché loro andranno a fare questo pellegrinaggio, e siccome ho dato loro un po' di indicazioni, spiegazioni, però io sono convinto sempre che è meglio vedere le cose che non sentirsele dire, perché uno quando vede le cose sa perfettamente come sono. Quindi su questo cammino, che cammino di Santiago, che si svolgerà da Saint-Jean-Pied-de-Port fino a Santiago di Compostela, si vedono questi 3 pellegrini di differenti nazionalità e fedi che partono in differenti stagioni, primavera, estate ed inverno, e fanno il loro cammino verso Santiago. I pellegrini del CAI, che faranno questi famosi 113 chilometri, si renderanno conto delle difficoltà di cui io gli ho già accennato, però diciamo non sono così insormontabili alle volte come lo vedranno. Sono delle cose, diciamo, un po' come un film, sono un po' sopra le righe, però è giusto per vedere i luoghi in cui si svolge questo cammino di Santiago ed il perché e per come questo cammino di Santiago è così famoso e così frequentato e il perché le persone lo percorrono. Quindi do loro un abbraccio affettuoso, un in bocca al lupo per il loro pellegrinaggio, e qui termino veramente la relazione di oggi. Grazie.